Buongiorno e buon lunedì. Oggi Gesù è alle prese con un uomo, con un padre, che vuole la salvezza di suo figlio, vuole che il figlio guarisca da una brutta malattia. Allora cosa fa? Prende e va subito da Gesù a chiedere che il figlio possa essere salvato e possa tornare alla vita di prima. Gesù che cosa fa? Prima gli dice che vuole solamente vedere un miracolo da lui. L'unica cosa che gli importa è un miracolo, ma lui invece insiste, non si arrende, continua a chiedere a Gesù fino a quando gli dice: tuo figlio è salvo. In quel momento cosa fa lui? Crede subito. La sua fiducia è totale, piena in Gesù. Crede subito che Gesù abbia compiuto quello che gli ha detto. Non gli serve vedere direttamente che il miracolo sia avvenuto. Ma prende e va, si mette in cammino. Quando arriva a metà strada, incontra i suoi discepoli, i suoi servi, che gli dicono che il figlio è guarito. E lui riconosce l'orario in cui è guarito, che è lo stesso in cui Gesù gli ha parlato, e a quel punto crede ancora di più, crede ancora più intimamente in quello che Gesù ha fatto per lui e per la sua famiglia. E grazie a questo credere, anche tutta la sua famiglia si converte. Tutta la famiglia crede che Gesù è veramente il figlio di Dio e credono in lui. Allora anche noi in questa Quaresima vogliamo fare questo, credere in Gesù. Dobbiamo credere che lui può davvero cambiare la nostra vita e può veramente darci quello che manca per essere felici. Perché in fondo Gesù vuole solamente che noi siamo felici nella nostra vita, come questo padre. Che l'unica cosa che gli serviva per essere felice era che il figlio doveva essere guarito. E una volta ottenuto, crede in Gesù. Anche noi, credendo in Gesù, possiamo portare la felicità a tutti quanti. Buona giornata.